amici del mare e amanti della cucina marinara, delle ricette della tradizione marinaresca fanese, benvenuti a un'altra puntata di Cuochi di Bordo. E noi effettivamente questa volta siamo proprio a bordo di una vongolara, una di quelle che vediamo al largo nelle mattinate che prescono. Proprio le vongole, l'elemento caratterizzante di questa trasmissione Cuochi di Bordo. Naturalmente, come sempre, lo chef lo abbiamo spedito in mare, sta facendo la sua esperienza, noi fra un po' lo andremo ad accogliere, sentiremo dal suo vivo che cosa è successo in questi minuti in cui lui ha collaborato con i pescatori, però intanto voi gustatevi queste pillole dell'esperto. Mettiamo in tavola oggi sogliole e palombo. Sogliole, chi non le conosce? Direi che è uno dei pesci da cercare subito sul mercato, no? Ma un tempo aveva delle valutazioni così alte? Assolutamente no. Penso che molti si incuriosiranno ad ascoltare quello che sto dicendo. La sogliola figurava negli elenchi del pesce negro, cioè pesci che potevano essere consumati da gente vile e rozza. Quindi la gente del popolino, certo, per chi aveva la bocca buona e non per i palati raffinati. Sorprende, dal momento che invece nel pesce bianco figura il palombo o anche pesce cane, un pesce importante e che poteva essere acquisito soltanto con una pesca d'altura che a lungo nel Mediterraneo è stata molto difficoltosa. Perché fino almeno al 600 inoltrato, 1600, 17 secolo, per la maggior parte si usava la pesca costiera. Il cagnolo è un pesce importante perché figura tra le qualità del cosiddetto pesce bestino o beffano, cioè ho anche detto pesce vitello o pesce vacca, perché alla stregua di questi animali terrestri, bovini, suini o equini, veniva squartato per essere portato in macelleria e soprattutto era sanguinolento. Di qui il fatto di poter accomunare al mare ciò che si ritrovava sulla terra. E il cagnolo è un pesce indubbiamente importante di usi molteplici culinari che non manca anche nei testi di gastronomia più quotati. Vogliamo in qualche modo indicarne un uso tradizionale per eccellenza? Il brodetto non può non essere nominato. Il brodetto, il cagnolo, è un pesce molto facile da mangiare anche per l'assenza di spine, una carne molto solida che regge soprattutto anche a cotture lunghe come quelle dei guazzetti, saporosi e carichi anche di altre specie ittiche. Ebbene, sempre interessanti ed esaustive le pillole dell'esperto che ci aiutano a inquadrare storicamente, anche culturalmente, tutto il mondo della marineria, i pesci, le specialità, veramente interessante. Abbiamo voluto inserire questa parte didascalica e didattica in questa trasmissione per aiutarci e aiutarvi a comprendere meglio poi, quando andiamo a operare con il marinaio oppure con lo chef, la materia prima, a capire da dove proviene, qual è la propria storia. Naturalmente si dice, no? Per sapere dove vogliamo andare dobbiamo conoscere il nostro passato, la nostra storia, e questo è lo scopo delle schede. Adesso mi sembra che, da giudicare dal rumore, la vongolara sta attraccando, quindi non ci rimane che ad andare ad accogliere il nostro chef.
fatto l'ora, eh? Hai fatto questa fuoriuscita dai tuoi ambiti? Beh, questa è stata una bella esperienza, perché è la prima volta, chiaramente con una vongolara, facendo il pescatore, la sensazione è stata una sensazione molto forte, molto importante. Per si capisce un po' da dove viene la materia prima che lavora. Io mi immagino, Poretti, questi pescatori che adesso, oggi che è una bellissima giornata con un sole splendido, si sta bene, però d'inverno non riuscirei sicuramente ad avere queste, però la sensazione di uscire in barca. Siamo usciti a 700 metri, abbiamo buttato giù il nostro rastrello per tirar su le vongole, le abbiamo prese, le abbiamo selezionate, vallate con l'attrezzo che loro hanno in dotazione, abbiamo fatto la raccolta, la selezione, le abbiamo riempiti i sacchetti e mi hanno fatto cucire un sacchetto. Ah, ecco, quindi hai anche cucito, Ho fatto il giro completo. Io lo chiedo a tutti quelli che nella tua veste scendono giù sul porto, la prima cosa che gli chiedo è: cosa ti è piaciuto di più? Beh, la sensazione del mare aperto, è una sensazione, col mare sicuramente, e con le piscine c'ho da fare, però la sensazione di stare nel mare aperto e vivere a contatto con questi personaggi, perché queste sono veramente delle persone vere, non sono delle persone che queste fanno un lavoro veramente molto molto duro, è una cosa veramente indescrivibile in qualche maniera. Adesso noi abbiamo l'altra parte, dobbiamo andare a comprare il pesce, sennò stasera da te cosa cuciniamo? Quindi adesso noi abbiamo lo chef di là, il pescatore che è lì che ci attende per fare la compera. Per la cernita del pesce. Quindi andiamo a vedere cosa ci ha trovato. Bene. Vieni, andiamo. Ciao Lino, ciao. Ci rivediamo sempre qui. Sei già qua? Ciao, sei Stefano. Già qua? Sono già qua, sì, perché stavo guardando il pesce, insomma. Ma sei sempre nello stesso posto, tutti i giovedì, come mai? Boh, non lo so. Non si sa. Così. Comunque oggi il pesce Lino è bellissimo, Sara J ci ha fatto trovare un pesce. Americano. Ormai è americano. Sara J ci ha fatto trovare un banco di pesce. Bello, Cile. Bello. Per un ristoratore, questo è secondo te. Cile, cosa facciamo oggi? Cosa vogliamo fare? Ah, io da quello che vedo il palombo mi piacerebbe. Bravo, palombo, le vongole. Le vongole, quelle e le soglie. Bellissimo. Ma il palombo che pesce è? C'è un aspetto strano. Uno squalo, diciamo, la famiglia degli squali. Noi siamo degli squali, diciamo. Siamo famelici. Famelici. E allora lo squalo va bene. La soglia la conosco anch'io, fin lì ci arrivo, ma quello. La vongola conosci, la vongola. La vongola sì, ormai l'ho imparata. Ormai a questo punto l'ho imparata. La conosci bene. Fa parte della soglia della tua cucina. Le abbiamo pescate noi oggi. Lui. Sì, le pescate te? Allora sono freschissime. Freschissime. Allora, però qui c'è un pesce fantastico. Bellissimo, guarda anche la rana pescatrice. La rana pescatrice. Bella. E quelli là tutti arrivugliati lì così? I plus. Eh? I plus. Conosci tu i plus? Come no? I plus, in dialetto i plus. Pelosi. Allora, palombo. Palombo. Sogliole e vongole. Avete già le idee chiare? Ma qualcosa sì, non lo so, dopo in cucina magari vedremo. Lui è molto estemporaneo. Facciamo, vabbè, noi tu abbiamo, invece abbiamo lo staff, abbiamo lo staff che lo si staff, sta, sì, che sì, si loro sta. Sono, lo staff, no? Fantastico. Cioè, è proprio la fresca, viscosità. Ecco, è quello bella si umida, vede, no? È da quello che si vede che è fresco, no? È pescato da poco. Ormai a furia di frequentare questi luoghi qualcosa ho imparato anch'io. Allora, intanto che ci fa le nostre schiscette, noi ce ne andiamo in cucina. Andiamo. Andiamo in cucina. Andiamo. Ciao Sara, ciao! Ciao Sara G, ciao! Oggi parliamo della caratteristica di freschezza delle sogliole e dei palombi, che sono due specie che sono sempre presenti nei punti vendita al dettaglio. Che cosa andiamo a guardare? Una sogliola, quando è fresca, ha un aspetto lucido, ha un aspetto con un muco che è trasparente, quasi impercettibile, però che nel momento in cui la si va a prendere nelle mani è estremamente scivolosa.
Altra caratteristica invece diversa è quella di quando guardiamo dei spinaroli, quando guardiamo dei selaci, quando guardiamo i palombi, che sono quindi dei pesci cartilagini. Questi sono sempre eviscerati. È un'operazione che provvede già il pescatore nel momento in cui li ha pescati e cerca di mantenerli sotto ghiaccio per evitare che possano subire le alterazioni. Qual è l'alterazione che va incontro questa determinata specie ittica? Che noi potremmo vedere all'interno del pesce dei liquidi che sono rimasti perché vengono posizionati nella stragrande parte a pancia all'aria, quindi dei liquidi che incominciano dal rosso che è appena eviscerato col passare del tempo tendono a diventare verdastro. E quindi quello non sarebbe un problema nel momento in cui è immediatamente lavato, risciacquato, eccetera, però le carni di questi spinaroli, palombi, nel momento in cui passa il tempo, tendono ad acquisire sempre più un odore di ammoniaca. Quello è un indice che sta passando troppo tempo. Se invece fossimo di fronte a dei selaci, quindi palombi, spinaroli, che sono spellati, perché potremmo trovarli nel commercio anche spellati, andremo da una colorazione rossastra verso un rosa ancora molto marcato, che è un indice di freschezza. Più il colore tende a sbiancarsi, più è un indice che sta andando verso un ulteriore deterioramento, passando più tempo da quando è stato pescato. Allora, eccoci qua, proiettati miracolosamente nella cucina dello chef, degli chef, ne conosceremo più di uno, quello qui accanto a noi, ormai onnipresente Stefano, che interpreta la cucina marinaresca, quella di bordo, il sous chef Nicola del ristorante Chiles, che io direi di farlo partire subito perché, giusto Nicola, preparazioni con tempistiche un po' diverse, è vero? Sì, ingredienti sempre i medesimi. Adesso in questa ricetta c'è sogliola e vongola. Sogliola e vongola, il palombo viene dopo. Dopo, sì. Quindi Nicola, puoi anche... Io parto, prima sì. Cosa butto giù la pasta, lo spaghetto, che ha un tempo un po' lungo, diciamo, confronto alla classica pasta. Ah. E poi alzo un po' il fuoco, incomincio a eseguire il mio primo, quindi olio, spicchio di aglio intero che dopo andremo a togliere, naturalmente... L'aglio può dar fastidio alle persone, quindi facciamo soltanto rosolare. Gli fai prendere un po', sì, un po' il sapore, tutto il sapore, e poi lo andiamo a togliere perché è fastidioso. E intanto vado con gli altri ingredienti, che sarebbero le vongole. Vongole sgusciate, le fate aprire prima, immagino. Sì, 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 sì. Qua c'è la loro acqua. Importantissima. Importantissima. Lei è oro in cucina. È vero? Sì. E vado a mettere anche la sogliola sfilettata. Quindi tutto, diciamo, contemporaneamente. Cioè, sì, sì, è molto semplice. Molto semplice. Niente di... Giustamente, pesce fresco, no? Non va... lavorato più di tanto, no? È vero. È un po' la base anche della tua cucina, no? Preparazioni estemporanee, cotture molto brevi per dare il massimo della restituzione. Sì, anche perché il pesce, diciamo, non vuole le lunghe cotture. Lei è a contrarre la carne. Mm. Perfetto. Quindi adesso hai creato questo fondo. Pizzico di sale leggero. Pepe. Abbondante, anche perché a me piace molto, diciamo. Che si sente, insomma. Sì, sì, importante. L'abbinamento vongole, pepe, diciamo, è casareccio, è, diciamo, è fanese, dove lo vuole, questo piccantino molto buono. Sale pochissimo, perché la vongola, come sappiamo, è già stando in l'acqua di... l'acqua marina, già è salata. Perfetto, quindi sono veramente tempi... Sì, andiamo ad aggiungere dei pomodori, questi sono pomodori fatti da noi, chiamati confì. Ah. Sono dei piccoli datterini essiccati in forno, essiccati, diciamo, conditi
cotti, passati in forno per un'oretta e mezza sugli 80 gradi, quindi l'acqua evapora l'acqua e viene fuori il gusto vero del pomodoro, quindi un sapore molto intenso ma gustoso. Gustoso. Quindi c'è una concentrazione degli zuccheri, il sapore. Vediamo un sugo anche bei colori, c'è il rosso, c'è rapidissimo, molto espresso. Allora, mentre lo spaghettone vuole il suo tempo, io sotto la pentola accendo il gas. Sotto la pentola, perché senza il fuoco, lei Stefano non combina niente. Allora anche io prendo l'olio extravergine d'oliva. Perfetto. No? Sempre. Io ho pronto qui il forchettone, sì. Lei mi aveva detto di prepararlo, sì. Io butto un po' di cipolla per far rosolare sul fondo, un po' di cipolla. Perché ricordiamo che questo giochino che noi facciamo dopo il mercato del pesce è il tentativo, lo scopo di mettere vicino due approcci alla cucina con gli stessi ingredienti decisamente diversi. Lo chef, come abbiamo visto nelle altre puntate, crea una elaborazione, una reinterpretazione di questi ingredienti, mentre il buon Stefano lui interpreta la matrice popolare marinara, diciamo quella, diciamo una via di mezzo tra quella casalinga e quella di bordo. Bravo. Allora a sto punto qui, ho studiato bravo. Allora a sto punto, quanto la cipolla è rosolata, giustamente incomincio a buttare 2-3 filetti di sogliolo, naturalmente spinati a crudo, un po' di vongole, ecco, lo faccio rosolare, abbasso un po' il gas perché quindi fai prendere una botta di calore, una botta di calore, corretto? Benissimo, termine esatto. Un po' di pepe, un po' di sale, poco sale perché dopo c'è l'acqua del... Adesso a questo punto vado a sfumare con del vino. Ecco, vado a sfumare con del vino. Vino bianco secco. E già qui c'è un'esplosione di sapori, di tutto, fantastico. Faccio evaporare il vino, ecco. E vado ad aggiungere... Questa vai? No, prima metto il pomodoro. Bene. Allora, metto il pomodoro, un po' di pomodoro. Questo è passata i pomodori. Pelati, passata, dai. Come vogliamo. Sì, adesso l'importante è che sia un buon pomodoro, ecco. Vado. Tu utilizzi l'acqua delle vongole? Sì, anche adesso. Sì. Adesso metto un po' di acqua. Crei un po' di umidità con l'acqua. L'acqua delle vongole, come diceva Nicola, è eccezionale perché questa è rufiana, va bene dappertutto. Aggiusta bene, tante cose. Va bene dappertutto, ecco un pochettino di acqua, le metto qua. Metto qua. Nicola, possiamo dire che l'acqua delle vongole è un po' come il brodo vegetale quando si fa, cioè è un forse po' più, anche di più. Anche di più. Non è così facile. Cioè, ci vuole tempo. Pensare, bisogna sgusciare dopo le vongole anche. Io adesso assaggio perché è un po' susciato. È un po' susciato. Secondo me. Aggiustiamo. E di pepe anche di pepe. Nicola, ecco il tuo spaghettone. Io. Ancora abbiamo qualche minuto. Qualche minuto. Io poi posso versare perché qui c'è la pasta all'uovo, 2 minuti. In 2 minuti. Ok. Vado a versare. Benissimo. La pasta all'uovo. Direi che qui si stanno concentrando, sì, coagulando i sapori. Invece da Nicola aspettiamo solo il tuffo. Poi dopo anche tu guarnirai, vedo che hai limone, c'hai qualcosa per... Una crema di stracciatella abbiamo. Stracciatella. Tocco finale. Tocco finale. Vedi, la commistione, trovano stracciatella. Parte. Lo fanno sempre, no? L'innovazione, anche quello. Te, no? Butti il pomodoro, buttate quella stracciatella. Spaghettone, perché la scelta dello spaghettone, Nicola? Cioè, così ti ispirava o c'è un motivo? Sì, una delle mie paste preferite. Ecco. Poi col pesce, anche a tetralina piace molto. Piace molto. Paste lunghe sono la perfezione, diciamo, quello del pesce. Beh, io direi che ci siamo. Eccolo qua. La tua tempistica aiuta Nicola a portare avanti la sua preparazione. Ok. Anche qui veramente, veramente espresso.
Io volevo far vedere a favore di camera, cioè è veramente, guardate, giusta umidità, colori, sapori, profumo, fantastico, benissimo. Ma la preparazione di Nicola non sarà da meno, perché il tocco dell'artista sarà in quella cosa che aggiunge alla fine. E giustamente il latticino, la crema di bufala, grande, l'avvolgerà sicuramente. Adesso vedremo questa commistione del latticino. Sta prendendo piede questa tendenza di utilizzare anche nel pesce, Nicola, tra i chef giovani come te che osano anche ovviamente col formaggio. Col formaggio, vero? Sì. Incontro bisogna un po' dosarlo, diciamo, poche dosi, però bisogna trovare il giusto equilibrio. Esatto. Giusto equilibrio. Bene, direi che ci siamo, unire la crema, così creiamo questa... La crema la metto sotto come base nel piatto. Sotto come base nel piatto? Sì. Allora adesso stacchiamo qualche istante e poi vediamo la mise en place di queste due preparazioni così gustose, così saporite, soprattutto così poco impegnative dal punto di vista del minutaggio, ma di grande... impatto gustativo. Allora abbiamo riassettato la cucina, adesso in nostra compagnia c'è Susi che è il capo chef della cucina, ben ritrovata, e partiamo Stefano con la seconda preparazione perché il palombo è l'altro elemento di questa puntata. Di questa puntata, sì. Tu farai una preparazione, sono ambedue preparazioni al forno, quindi anche qui con tempi diversi. Sì. Però lì vedo che c'è qualcosa di più. Qui vedo già dagli elementi la sostanza: patate, cipolle, greve. Invece Susi, vedi, lavora di fino, è tutto. Allora, Susi, sì. La tua preparazione che ci ispira molto, facci vedere. Questa è una sogliola a chilometro buono, chiamata così perché è il nostro mare, con piselli, nero di seppia e pane croccante. E quindi il pane croccante è un elemento di questa ricetta, però io vedo che c'è una partenza da fare. Sì, qui arrotoliamo i filetti di sogliola che abbiamo precedentemente pulito, poi lo mettiamo al forno a 180 gradi per 4 minuti, quindi vado a posizionare un po' di crema di piselli. Che bei colori, bianco, svelto. Delle goccine di nero di seppia. Fantastico. Che noi teniamo sempre da parte perché con i piatti nostri la usiamo parecchio, insomma, questa seppiolina, questo nero. Quindi dai anche il pisello, insomma, il intero pisello, per sì, far certo. Capire. Sì. Un goccino d'olio. Un po' di pepe. Andiamo a mettere la nostra sogliola. Turbante di sogliola, un po' di sale di Maldon. Ecco, questo sale di Maldon me lo devo ricordare. È uno dei migliori. È la seconda volta. Della misticanza e due cubettini di pane croccante. Un po' di erba aromatica, si chiama filla, che però dà un buon sapore perché ha un retrogusto di piselli. Perciò ci dice molto richiama il crema di piselli con i piselli. Allora, ho affettato delle patate fini, no? Faccio un letto di patate qua, ecco, faccio un letto di patate, poi gli do una conditina a queste patate, metto un po' di sale, un po' di pepe, un filo d'olio. Qua. Sopra le patate vado a posizionare il palombo. Ah, ecco. Il palombo, che è lo stesso, lo vado a condire con sale, pepe, e ci vado a mettere anche un po' di pan grattato, no? Un po' di pan grattato sopra, no? Un po' di pan grattato, sempre aromatizzato con sale e pepe, e sopra il tutto vado a mettere delle cipolle affettate sono rosse, bianche, sì, perché crema, un po' la tropea, un po'
quello che hai va bene, insomma, di cipolle. Ecco, vado, tutto insieme. Vado a ricondire anche un'altra volta le cipolle, col pepe lo stesso, e vado a mettere un filo d'olio a sopra di tutto, ecco così. E anche un po' di vino bianco. Ah, per creare sì, che un le po' patate di... si cuociono meglio, in più dà quel sapore, no? Buono. E tutto questo qua vado a metterlo in forno. In forno. 180 gradi per mezz'ora, massimo mezz'ora, 35, mezz'ora va bene già. E il palombo o la sogliola, non sappiamo mai come prepararle. Adesso grazie a Susi che ci ha creato questa... Grazie a voi. Questa poesia di piselli, di erbe aromatiche. E invece con Stefano che col palombo... ci è andato giù, insomma, pesante di sostanza si è andato giù con la quinta, hai messo la quinta, sì, dai, e quindi, il palombo non sappiamo mai come prepararlo, questo è un modo sì, per e poi è anche buono perché no, l'ho tolto anche non avendoci la spina, cioè, è già buono per se stesso, nel senso che non c'è le spine, ho tolto proprio l'osso centrale, capito, che rimane come una bistecca e quindi può mangiare. Susi, anche le sogliole ti piacciono tanto, le lavori, sì, le prepari, sì, le utilizzi nelle tue preparazioni. Molto, ci piace molto usarle. Poi hai usato un bel termine, chilometro buono. Chilometro buono, e quindi, arrivano freschissime, freschissime. E come arrivano le cuciniamo. Va bene, allora adesso loro devono infornare e terminare le preparazioni, noi intanto come sempre... cari amici, abbiamo i nostri ospiti con i quali faremo un po' di disquisizioni in ambito marinaro e quindi insomma abbandoniamo, insomma, con dispiacere devo dire, la cucina di Susi e andiamo però di là e assaggerete anche i piatti e assaggerete, no? mi raccomando, noi confidiamo in voi, confidiamo in voi, grazie, io vado dagli ospiti. Santuario delle Sogliole. Buonasera, piacere, salve, benvenuta, molto lieto. Allora, in cucina hanno fatto delle cose strabilianti, hanno preparato... Immagino. Ecco, Fiorenzo, volto notissimo di Fano TV, ormai conosciutissimo in diverse vesti, e invece vogliamo anche conoscere i segreti della cucina casalinga e capire anche, insomma, il futuro del nostro mare, possibilmente quale sarà. Per intanto adesso ci arriva una delle prime preparazioni fatta dalla Susi con una sogliola, un turbante di sogliola sul letto di piselli con crostini croccanti, insomma è una partenza, diciamo, sogliole chilometro buono. Molto accattivante, molto aspetto perché... Grazie. Otello, sogliole chilometro buono, ha detto la chef, sì, perché è buono nel senso che sono qua davanti, insomma. Quindi, insomma, rispetto massimo della stagionalità e soprattutto dell'ubicazione, insomma, certo, non facciamo arrivare i pesci da... Anche la sogliola sul ciclo biologico sta su tutto il bacino, diciamo così. I riproduttori in genere stanno dall'altra parte, poi arrivano i piccoli, arrivano portati dalle correnti verso di noi e crescono moltissimo perché qua c'è più da mangiare che di là, e quindi dopo qualche mese sono già arrivati a dimensione commerciale praticamente e vengono pescate sotto costa da noi. Sì. Però è un grande patrimonio la sogliola, assolutamente, delle specie principali dell'Adriatico, del Mediterraneo. È sempre esistita, la sogliola è tipica proprio, cioè in tutti i menù. Non siate timidi, perché i piatti sono qui per essere... Un nero di seppia, no? Nero di seppia. Mara, nella cucina casalinga il nero di seppia... Non usa. No. No. Però la sogliola sì. Come no? Sì, ma distesa. distesa e non spellata. No. Non spellata, no. Mai. Cosa che invece al mercato ti chiedono subito. No. Solo il taglio. Ecco. Qui. E poi si prende, si tira. Senza, no, la pelle si lascia. Io la lascio. La pelle. Anch'io la lascio. È il sapore è tutto lì. Il sapore è tutto lì. Sì, anche me. Così si pesce. Sì. A parte che c'è anche molto lì anche buona. I nutrienti, no? I famosi omega 3 sono tutti nel grasso sottocutaneo. Ma si scaglia anche facile, tutto sommato. Sì, è facilissimo, anzi, è più però perde sapore.
tagliarla tutto intorno. Noi a Fano sì, un pochino, ormai intorno, sappiamo appena fare appena, esatto. Però vedo a volte magari chi viene da fuori, che non è abituato, si trova un po' in difficoltà, però tutto sommato forse il pesce da pulire è più facile, sì, è la soglia, sia, anche perché una volta tolta la spina centrale non c'è più niente. Invece ci sono altri pesci che in primis io mi ricordo il grongo, che è un per pesce carità. Che è un pesce fa bonito. Paura, tutta testa, carne bianca, però è buonissimo, c'è un po' di spine, sì, però sì, è buono. Batta, la carne è molto buona, carne è buonissima, però le spine però c'è, c'è la tecnica per sì va spellato in un è vero, sì? C'è un modo, c'è un modo sì, per spellare, è un problema che non esiste, tanto non si pescano più i gronghi perché tra l'altro buono. Poi buono sì, anche il nero di sempre ha creato sì. Anche il crostino sì. Devo dire gli dà, a parte che no, gli aumenta la il tipo di percezione sensoriale, certo, del croccante, ma poi gli aggiunge proprio il sapore, molto buono, buono, mi è piaciuto. Diciamo che a bordo una cosa così non si fa, non esiste proprio, non esiste proprio. Una ricetta, ma a bordo per visto che tu scrivi anche libri di cucina, sì. La sogliola come la interpreti? Ma la sogliola a bordo io credo che non l'abbiano mai fatta, no, forse sai quelle piccoline, no, quelle rotte dai denti del rabbio, quello in generale il famoso brodetto, no? Cos'era in realtà? Come è nato? È nato come una mettere insieme tutti i pesci che si rompevano. I marinai lo chiamavano rotato, sì, perché nel sacco della rete si ruotavano e ruotando si rompevano, si consumavano. Quindi quei pesci che poco esteticamente non avevano prezzo sul mercato perché erano deprezzati, li mangiavano loro. Non presentati. Sì. Non presentati. Però a volte capitava anche il cosiddetto pesce buono. No? Da noi il pesce buono è inteso, no? Il rombola, sì, San Pietro, sì, sì. No? Lorenzo, io sì, prego, grazie. Allora un pesce, un rombo che si rompeva era una pacchia per i marinai, perché sennò non lo mangiavano mai quel pesce lì, speravano quasi che si rompesse, Poi nel calice abbiamo un rosé che sì, insomma, ultimamente sta avendo grandi successi, noi abbiamo produttori locali qui di grandi rosé che non è ottenuto dall'insieme di vino rosso e vino bianco, precisiamo perché molti. Otello, ma il nostro mare, la salute del nostro mare dal punto di vista ittico qual è? Apriamo un vaso di Pandora. Diciamo la qualità ambientale in generale, che poi dei riflessi sulla parte produttiva ittica. Dal punto di vista ambientale effettivamente c'è stato dimostrato una tendenza alla diminuzione della produttività del mare, ma indipendente dallo sforzo di pesca. Ovviamente lo sforzo di pesca ha notevoli effetti, però non parziali, insomma, ci sono altre componenti di vario tipo, nutrienti, altri diciamo così, impatti antropici diciamo così, che determinano un abbassamento della produzione. E questo l'abbiamo verificato tutti noi dalla nostra età, in particolare abbiamo visto, ci ricordiamo insomma, altri periodi dove si sbarcavano quantità ben maggiori di quelle attuali. Quindi sta calando un po'... Questo in generale, anche i cambiamenti climatici vanno in questo senso. Ma perché c'è molta richiesta o cala proprio... No, cambia l'ambiente, l'ecosistema. È cambiato... Non è che stiamo consumando troppo pesce, no? Questa è una delle cause, okay. Però non è certo la sola. Sentivo che anche il Po non porta più in mare, sì, tante sostanze. Poi le porti in maniera diversa, magari concentrato in certi mesi, quindi fenomeni, eventi più importanti, non diluiti come era prima, quindi con modalità diverse. E comunque insomma risulta che il periodo di cambiamento è a metà degli anni Ottanta. A metà degli anni Ottanta è cambiato proprio l'ecosistema adriatico. Ma la massaia quando va a comprare il pesce, come dire... Nella sua lista più o meno sempre gli stessi pesci, oppure si diverte a seguire un po' quello che c'è sul... Io come massaia non è difficile che compro pesci d'allevamento, ecco, proprio per principio. Però avendo avuto da quando ero bambina pesce che ci portavano i pescherecci,
c'erano abituata, ero abituata a certi pesci. Adesso che lo vado a comprare, mi piace anche spaziare negli altri tipi di pesce. Ah, ecco. Capito? Però non nel pesce d'allevamento. Non d'allevamento? No. Ho il pescivendolo di fiducia, un ex marinaio che per tanti anni è venuto nelle nostre barche, per cui so che quello che mi dà, perché se non ce l'ha mi dice non c'ho niente per te. Ecco, fa subito il cenno. Sì. Come sei venuta, poi puoi andare. Insomma. Onestamente mi trovo molto bene. Ecco. Otello, ma sul mercato ittico, quanto influenza un po' la moda, la tendenza sulla richiesta di pesce? Cioè, moltissimo. Voi che studiate questi fenomeni... Anzi, siamo da questo punto di vista forse troppo legati alla tradizione, ci siamo tutti concentrati su pochissime specie. Se ci pensate, forse non arrivano manco 10. Quando ci sarebbero molte altre specie che... Di qualità, diciamo, dal punto di vista organolettico e anche nutritivo, assolutamente non secondaria. Fra l'altro, costi anche inferiori, però siamo tutti abituati a. Se vuoi fare una cena importante, ci deve essere uno scampo. Se no, ho capito. Però non è più buona la nocchia? A me piace più le nocchie, a me pure. Non solo per i pesci, ma anche per i molluschi, no? Per i crostacei. Quanti gasteropodi ci sono che buttiamo, ma. Quindi da una parte andrebbe valorizzate quelle specie minori che considerate. Però c'è anche un motivo ormai pratico, no? Cioè le specie minori, specialmente i pesci piccoli, eccetera, richiedono una maggiore cura. Li devi pulire, te guarda gli spaghetti con le vongole. Beh, sì. Una volta gli spaghetti con le vongole erano gli spaghetti con le vongole. Le bucce non c'erano. No. Perché non sono commestibili. Ora, naturalmente, chi è interessato a darci queste informazioni ci dice che la buccia della vongola dà sapore. Cioè. No, in realtà. È solo perché chiaramente costa fatica. Aspetta, basta che ne metti due o tre sopra. Sì. Questa fatica è sgusciarli. E fatica vuol dire tempo vuol dire denaro. Quindi voglio dire, ormai non esiste più un piatto di vongole sgusciate, non esiste. Sì. Signori, questa è l'interpretazione del marinaio. Il marinaio... Tagliatelle con concentrato, probabilmente. Pomodoro e naturalmente le vongole sgusciate e la sogliola. È stata scoperta questa specie molto simile alla sogliola. Non riusciamo, anche per noi è difficile distinguerla perché... piccolissime, una parte di una membrana, di una pinna, ma una sola esistiana, è un'altra specie completamente. Un'altra? Sì, noi non la ritroviamo qua, un 5-10% delle sogliole dell'Adriatico è un'altra specie. Ah, sì? E non si accoppia con quell'altra, si distingue o con le analisi genetiche oppure andando a vedere la parte codale a una membrana, una stupidaggine difficilissima da riconoscere, però... Non si incrociano fra di loro. L'uomo che fa la spesa difficilmente. Quindi ci sono questi casi. Dopodiché c'è la sogliola turca cosiddetta. Cioè? È un'altra specie completamente, ma quella si riconosce bene, Adriatica. Si trova raramente, ma il mercato che sullo sporco, sulla sprea. La sogliola turca si scopre perché c'ha il fuori un sabbione a largo. Adesso ci vanno pochissimo a pescare. Sempre a quelle dimensioni lì, però ha un colore completamente diverso. È più a tutti i puntini. No, ma ci sono, c'è la sogliola. Puntini bluastri. C'è la sogliola porata, c'è la sogliola pelosa. Una decina di specie. I popolamenti che stanno sul fondo. Sono molto legati al tipo di sedimento, la sabbia è molto diversa dal fango, ma è diventato tutto molto più omogeneo. Infatti, e diverse specie sono scomparse. Un pesce che tipicamente cambia secondo, credo, quello che mangia, quindi secondo il fondo in cui si trova, è la triglia. A volte trovi delle triglie. Quei barbigli che vanno a cercare il vermicello. Loro si diceva che le triglie andavano a mangiare gli occhi dei morti, no? Addirittura, perché mangiano di tutto, sì, no? Sono lo spazzino del mare. Però è vero che a volte hanno un sapore come quello di scoglio, pulito, limpido, buonissimo, che io sono un amante di triglie, però a volte c'è quel sapore di fango che non... E quindi io sono convinto che è la pastura. Io sono in dialetto fanese il plus al pelo.
Avete mai sentito parlare? Sì. Sì. Cosa? La sogliola pelosa. Il plus salpel. È una specie. È il plus. Plus. Prima ci sono due tipi, quello che ha le scaglie, tutte delle scaglie. Le sanchette. Sembrano pelose. Si fanno fritti di solito. Sì, si fanno fritti di questa dimensione. Penso che siano introvabili. Sì, sì. 20 anni fa, 30 anni fa le trovavamo. Sono state sostituite dalle sanchette, no? Sì, vabbè. Però è la sanchetta c'è ancora, è un'altra cosa, è un'altra specie. Nei climi temperati come il nostro, in realtà c'è una sostituzione di specie, per cui ne scompare qualcuna, ma vengono sostituite da altre che risalgono da meridione. Il problema è sulle fasce tropicali, dove alcune specie si spostano verso l'alto, ma non c'è nessuno che sostituisce, per cui c'è proprio un'effettiva diminuzione di pescato. Mentre noi avremo un cambiamento di specie, cambiano la composizione del pescato, però dal punto di vista quantitativo probabilmente rimane quello. Allora quindi dobbiamo cambiare le ricette. Si chiama adattamento. Adattamento. Si chiama adattamento. Questo è il marinaio che ha cucinato il palombo su un letto al forno di patate, con una bella spolverata di cipolle variopinte sopra. E qui insomma andiamo. Cucina casalinga. Mm. E poi fra un po' arriva anche un giochino della chef, la Susi, che ha fatto qualcosa di accattivante, un po' ruffiano per i bambini, che adesso se ce lo portano ve lo faccio vedere, ve lo spiego, perché è veramente simpatico, perché Fiorenzo, noi pensiamo sempre alle ricette, ma le ricette per i bambini... È vero. Bisogna un po'... Nessuno. Eh? Bisogna mascherarlo il pesce, sennò non lo mangiano. Oh, patate col pesce, cioè, binomio invincibile, sì. Sì. Qui modo. Si sente il pepe, è vero. È vero. No, ci sta. Cosa che invece usa sempre il peperoncino. E ci sta, perché nel pesce, il pesce vuole il pepe. Sì, perché e qui si sente. Bella smacinata di pepe, lo chef Nicola prima mi ha detto che lui lo adopera perché gli ricorda proprio la matrice giustamente pesce, locale. Ne parlavamo prima. Una macinatina di pepe appena macinato, ma pochissimo, sì, che crea quel... è più il profumo che gli dà ed è una cosa, esatto. Parlavamo di imprinting prima, no? Io non riesco a mangiare gli spaghetti alle vongole senza la macinatina di pepe, esatto. Anche se c'è già nel sugo, sì. Però quel pepe appena macinato, a volte addirittura qualcuno lo scalda il pepe, per esaltare, sì. Lo scalda? Per esempio il cacio e pepe. Questo mi mancava. No, beh, Fiorenzo è noto gastronomo, Accademia della Cucina Italiana. Andando fuori dal seminato. Fuori dal seminato. Quindi non più pesce. Però gli spaghetti cacio e pepe, siccome sono due, cacio e pepe, quindi ci vuole un ottimo pecorino romano, ma per esaltare il pepe si schiaccia grossolanamente, poi si passa in un padellino. Addirittura. Sì. A scaldare, poi lo butti direttamente appena caldo, così. Questo, cioè, questo come è per allontanare dalla costa. Questo è il gioco per la serata. Ecco, questo per qui per far mangiare i pesci ai bambini. Sì, è un gelato per i bambini. Allora, è un maxi stecco di palombo con crema di yogurt e cetrioli e naturalmente fritto e impanato con albume di uovo, ma l'impanatura c'è le patatine, è il panko. Cos'è? Che voi vi chiedereste, cos'è il panko? È un pane orientale, di matrice orientale, che serve proprio per impanare e creare una crosta croccante. Un divertimento di Susi, che in cucina ha voluto dire perché non cerchiamo di stimolare anche i bambini in questo modo, e direi che questo è proprio forse il modo... È anche bello da vedere. È anche bello da vedere questo giochino dello steco, simpatico. Veramente. Devo dire che ha anche un buon profumo, un buon aroma, accattivante, questo giochino della chef, della Susi, che ha creato questa salsina di yogurt. Allora, se arrivano i piatti, Cile, se noi ci appropinquiamo anche a gustare questa preparazione, che è stato un giochino per regalare naturalmente anche una scusa ai nostri ragazzi per mangiare il pesce. Ecco i piatti, quindi... Noi questa puntata di Cuochi di Bordo la chiudiamo così, anche con un pensiero ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, che dovrebbero essere sempre più avvicinati alla cultura del pesce, ma
loro per resistenza che pongono sempre, è difficile inventarsi le cose. Questo è un bel modo per giocare con il pesce. È vero. Noi intanto continuiamo ad assaggiare le nostre cose, ci vediamo alla prossima puntata di Cuochi di Bordo. Grazie, ben gentile per il vino. Bene, alle prossime.